Tenish è la storia di una ragazza che insomma da Addis Abeba arriva in Italia in 2 anni di viaggio, quindi un'odissea, appunto le odissee di una migrante si chiamano così per quello. Come mi sono approcciato? Mi sono approcciato con la voglia di raccontare una storia, un fatto vero, quindi insomma, me la sono fatta un po' raccontare tramite un'intervista, quindi ci siamo seduti a un tavolino di un bar con lei per 3 ore e lei mi ha raccontato un po' la sua storia. Mi piaceva l'idea di raccontarla perché credevo che un po' mancano questi chilometri tra noi e loro, dico sempre, perché parla sempre magari degli sbarchi o si vedono gli sbarchi, però poi quello che c'è prima non si conosce e quindi avevo un po' la voglia di colmare questi chilometri, appunto, raccontando a fumetti quello che lei ha vissuto, che poi in realtà è quello che hanno vissuto migliaia di persone, quindi tutta la storia scrittura finisce un'altra cosa che sarebbe cambiata, quindi è un po' nato con questo spirito, semplicemente la voglia di informare o comunque quantomeno per me stesso cercare di fare qualcosa con il fumetto.